raccolta differenziata porta a porta, impianti di compostaggio, riduzione della produzione dei rifiuti. La provincia di Roma cambia le abitudini dei cittadini per un territorio più ecologico grazie ad una serie di interventi che in 2 anni, spiega il presidente Nicola Zingaretti, ha coinvolto quasi 1 milione di persone. Prima, ripeto, erano solo 28.000, adesso sono quasi 1 milione le persone coinvolte, e questo è il modo serio di dimostrare che la differenziata è possibile, è un nuovo ciclo dei rifiuti moderno, intelligente, e che quindi non riproporrà mai, anche perché sarebbe una follia, l'idea di discariche di tal quale, cioè dove si sposta Malagrotta da qualche altra parte. La provincia di Roma ha poi finanziato 44 centri di raccolta e 4 impianti di compostaggio, oltre ad un bando per il servizio di raccolta differenziata stradale ad integrazione della modalità porta a porta. Per l'assessore alle politiche del territorio e tutela dell'ambiente Michele Civita, fondamentale è la collaborazione di tutti i cittadini. E soprattutto se c'è un forte coinvolgimento da parte di tutti i cittadini, che sono a cui noi ci rivolgiamo, perché sono loro, con le loro azioni quotidiane, che devono aiutarci a fare in modo che i rifiuti possano diventare una risorsa importante